Mancano pochissime ore, l'attesa è febbrile. Alle 18 scade il termine ultimo per la ricapitalizzazione. Un'ora dopo, alle 19, quello per presentare ricorso alla FIGC e partecipare al campionato di Serie B. Sono momenti decisivi per l'FC Bari, decisivi a tal punto che oggi pomeriggio si decideranno le sorti di un club che appassiona da sempre i tifosi, tifosi che nelle ultime ore stanno soffrendo forse come non mai. Ma i protagonisti di questa telenovela tutta al maschile chiedono ancora uno sforzo alla città, ovvero nervi saldi e nessuna pressione. A parlare chi nelle ultime 24 ore ha riacceso la fiammella della speranza per il club, ovvero quell'Antonio De Caro che da giorni si sta spendendo per la riuscita della ricapitalizzazione. La storia, che nel weekend si era leggermente assopita, ha avuto i suoi colpi di scena domenica, quando il sindaco del capoluogo pugliese, con la visita dal notaio Labriola, ha confermato l'interesse della società dell'accordata lombardo-pugliese targata Radrizzani Napoli, il primo patron del Leeds United, squadra che milita nella Championship inglese, la nostra Serie B, il secondo imprenditore digitale barese. De Caro, dopo aver registrato la reale e sincera disponibilità dei due a rilevare il 70% delle quote dell'FC Bari, ha chiesto al presidente Gian Caspro di partecipare stamattina a un incontro con Napoli a Palazzo di Città. Ma il commercialista barese nella notte ha risposto picche, spiegando di non poter prendere parte all'appuntamento perché impegnato nella capitale per gli adempimenti fiscali F24, INPS, IRPEF e IVA, che consentirebbero al club biancorosso di poter andare avanti nel percorso salvezza. E così la storia continua. Gian Caspro, con tristezza, forse ha capito che è arrivato il momento di mollare la presa e neppure il supporto dell'imprenditore Bacco potrebbe cambiare le cose. Così stamattina si è tenuto il primo contatto telefonico tra il commercialista molfettese e l'imprenditore digitale. Il primo ha manifestato la sua disponibilità a collaborare per il buon esito della procedura di iscrizione. Il presidente adesso è a Roma ed è pronto a consegnare la documentazione necessaria per partecipare al prossimo campionato. A quanto pare, da ultime indiscrezioni, Napoli verserà un bonifico di poco più di 500.000 euro, pari al 20% del 70% aperto alla sottoscrizione a terzi, che andrebbe a Radrizzani. La restante parte toccherà proprio al presidente del Leeds, che utilizzerà una procedura d'urgenza nel trasferimento del denaro. Il tempo stringe e Bari non può più aspettare.